Ciao a tutti, sono Ivan, benvenuti su Da Zero. Oggi torno a parlarvi di schede, ma questa volta si tratta di una scheda un po' particolare. Quella che state vedendo è la E3RRF, scheda a 32 bit prodotta da Big Tree Tech. Il microcontrollore di questa scheda è un ARM Cortex M4, nello specifico si tratta di un STM32F407 con una frequenza di clock di 168 MHz. Dispone inoltre di 1 MB di memoria flash e altra caratteristica che non tutte le schede a 32 bit hanno è che dispone di una memoria EEPROM fisica a bordo della scheda. Come potete vedere, il fattore di forma di questa scheda è quello delle schede della Creality e quindi si presta a essere sostituita su stampanti come la Ender 3, la Ender 5, la CR10, eccetera. Ma sarà comunque possibile utilizzare questa scheda su praticamente qualsiasi stampante in kit di montaggio. I driver dei motori sono integrati, si tratta in questo caso dei TMC 2209. Altra caratteristica di questa scheda è il dissipatore dei driver dei motori, che, come potete vedere, è in un pezzo unico. Ok, vista così sembra assomigliare parecchio a un SKR Mini E3, somiglianza che ritroviamo anche dal punto di vista delle connessioni. Sono disponibili infatti ormai le classiche connessioni per poter collegare un sensore di fine filamento, un modulo per l'autospegnimento della stampante, un modulo UPS e una striscia a LED come ad esempio i NeoPixel. È disponibile inoltre un connettore dedicato per l'installazione di un BL Touch, un connettore per l'installazione di un display touchscreen di tipo TFT e il classico connettore EXP per l'installazione di un display grafico. Sono disponibili due connettori per le ventole di raffreddamento, in questo caso però entrambe potranno essere regolate tramite un segnale PWM. È presente anche un doppio connettore per il driver dell'asse Z, quindi in questo caso sarà possibile installare un doppio asse Z in parallelo. Quindi dal punto di vista delle connessioni, in questo caso non ci sono grosse novità, c'è stato sicuramente un miglioramento. Il primo miglioramento è stato il microcontrollore, che in questo caso offre maggiore memoria per poter installare un firmware con più funzionalità. È stato migliorato anche il MOSFET per la gestione del piatto riscaldato. Ma la particolarità di questa scheda in realtà risiede da un'altra parte. Sul retro della scheda, infatti, possiamo notare la presenza di un modulo ESP. Grazie a questo modulo integrato, infatti, avremo la possibilità di espandere la connettività della stampante e poterla quindi gestire da remoto con il Wi-Fi. All'interno della confezione, infatti, troviamo anche un'antenna da collegare sul modulo ESP per aumentare e migliorare la ricezione del segnale Wi-Fi. Altra caratteristica di questa scheda è che esiste una scheda di espansione che potrà essere collegata tramite un connettore posto sul retro della scheda che permetterà la possibilità di poter trasformare la stampante in una IDEX, ossia una stampante con doppio estrusore indipendente. La scheda aggiuntiva infatti offre la possibilità di poter collegare un secondo asse X e quindi anche un secondo estrusore. Ma non è tutto, perché la sigla RRF di questa scheda sta per RepRap Firmware. Infatti su questa scheda, grazie proprio alla connettività del Wi-Fi, sarà possibile installare sia Marlin come firmware, ma anche il RepRap firmware. Si tratta di un firmware un po' particolare che generalmente viene installato su schede un po' più costose come le Duet e ha proprio la caratteristica di poter essere gestito completamente da remoto tramite il browser web. Ok, questa era un po' una panoramica delle caratteristiche principali di questa scheda. Non mi rimane quindi che andarla a installare sulla Ender 3 e provarla. Ok, allora per velocizzare un po' i collegamenti e anche per mostrarveli un po' meglio, ho deciso di collegare la scheda in maniera un po' volante, diciamo così. Ovviamente questo non è il metodo migliore, quindi vi consiglio di fissare il case originale, in questo caso della Ender 3, alla stampante e effettuare i collegamenti nel modo tradizionale.
Ok, non rimane quindi che andare a configurare e installare il firmware. Come vi dicevo, su questa scheda è possibile installare sia Marlin che il RepRap firmware. Io comunque per ora andrò a provare a installare Marlin e successivamente vedremo anche come installare ESP3D, cioè il firmware per il modulo Wi-Fi, per poter quindi gestire la stampante da remoto. L'installazione del firmware non è particolarmente complicata, infatti se avete una Ender 3 sono già disponibili alcuni firmware già compilati sulla pagina GitHub di questa scheda. Vi basterà quindi andare a scegliere quale firmware andare ad installare, se il firmware standard oppure scegliere tra i due firmware con già abilitato il BL Touch. La differenza tra i due è che quello chiamato firmware BL Touch Z Homing utilizza il BL Touch proprio per effettuare la home dell'asse Z in sostituzione del fine corsa. In tutti e due i casi comunque dovrete installare il BL Touch utilizzando il connettore dedicato della scheda chiamato Z-Probe e quindi collegare anche il connettore a due poli, quello con il filo bianco e nero, utilizzando proprio quel connettore invece che utilizzare il connettore del fine corsa dell'asse Z. Vi basterà poi rinominare il file in firmware.bin, copiarlo sulla micro SD, inserirla all'interno della scheda e accendere la stampante e il firmware si installerà automaticamente. Nel caso invece non abbiate una Ender 3 o comunque vogliate eseguire una configurazione particolare, esistono i file di configurazione di esempio di questa scheda sulla pagina GitHub di Marlin. Sebbene questi file di configurazione sono stati creati per la Ender 3, vi consiglio comunque di partire da questi e successivamente andarli a modificare in base alle vostre esigenze. A tal proposito, qua in alto nelle schede vi lascio il link dei due video su come configurare e installare Marlin 2 su qualsiasi stampante. Ok, prima di vedere come installare il firmware per il modulo Wi-Fi, è necessario effettuare una piccola modifica al file di configurazione di Marlin per poterlo utilizzare. Aprite quindi il file configuration.h, cercate serial port e impostate il numero 3. Questa modifica è necessaria per permettere al microcontrollore della scheda di poter comunicare con il modulo Wi-Fi ESP8266. Ok, ora non rimane altro che andare a installare il firmware sul modulo Wi-Fi. Potete scaricare il firmware per il modulo Wi-Fi dalla pagina ufficiale GitHub di ESP3D oppure dalla pagina GitHub di questa scheda. La procedura di installazione è analoga all'installazione del firmware Marlin, infatti dovremo andare poi ad aprire il progetto in Visual Studio Code. Una volta aperto il progetto, aprite il file platform.io.ini. Il modulo Wi-Fi installato sulla E3 RRF è basato su microcontrollore ESP8266. Tuttavia dovremo andare a effettuare qualche piccola correzione al file di configurazione platform.io.ini per poter installare il firmware correttamente sul modulo Wi-Fi. Individuate quindi l'environment ESP8266 sul file platform.io.ini e modificate le impostazioni della board sostituendo ESP12E con ESP07. Dovremo poi andare a cambiare anche la frequenza di funzionamento del microcontrollore, abbassandola da 160 MHz a 80 MHz. Quindi andate a modificare in questa riga da 160 milioni a 80 milioni. Ok, fatto questo non ci rimane che andare a compilare il firmware. Cliccate quindi sulla spunta nella barra in basso di Visual Studio Code per compilare. Una volta effettuata con successo la compilazione del firmware, aprite la cartella .pioEMS e successivamente la cartella ESP8266. Ora dovremo andare a rinominare il file firmware.bin prodotto durante la compilazione del firmware in ESP3D.bin. Una volta rinominato il file, copiatelo sulla micro SD e inseritelo all'interno della scheda. Accendete la stampante e come per il firmware Marlin, anche il firmware del modulo Wi-Fi si installerà automaticamente. Ok, anche il firmware del modulo Wi-Fi è stato installato, ma va ancora configurato. Per quanto riguarda la configurazione di ESP3D, vi rimando all'ultima parte del video che avevo già fatto riguardo l'installazione di un modulo Wi-Fi. Lo trovate qui in alto nelle schede e anche in descrizione. Ok, direi che con questo è tutto. In un prossimo video vedremo come installare invece il RepRap firmware
su questa scheda. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi anche su Instagram e su Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete dei dubbi o delle domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!